Le estenuanti attese per ottenere l'esito dei tamponi mettono addirittura a rischio il futuro lavorativo di tanti cittadini ancora costretti nelle loro abitazioni e senza alcun risultato. Trascorrono settimane prima di avere il risultato del test e c'è ancora chi deve effettuarlo. Solo ieri ennesima coda per sottoporsi al tampone. Un dipendente di Eni, che a giorni dovrà raggiungere Roma per poi organizzare la trasferta lavorativa in Iraq, è riuscito solo ieri a effettuare il tampone. Adesso attende l'esito, ma se i tempi si prolungheranno rischia di non poter partire. Effettivamente è un grosso problema, perché noi se perdiamo questo treno cioè, possiamo raggiungere anche al risultato del contratto, immagino. Quindi non è che è una cosa di poco conto, cioè, ci vorrebbe qualcuno che dovrebbe avere un maggiore interesse su questo, per la poca gente che siamo rimasti in Sicilia o a Gela che stiamo lavorando. Quantomeno dateci il nostro diritto di poter andare a lavorare. Sono attualmente a casa, però considera che io dopo di questa permanenza di essere recluso a casa ne devo andare a fare un'altra quarantena a Roma. Dopodiché dalla quarantena a Roma io non devo fare ancora un'altra quarantena quando arrivo sul posto, quindi in Iraq, capito? Quindi immagina pur di andare a lavorare tutto quello che uno deve sopportare, insomma. Stessa situazione, se non peggiore, è quella di un collega che, nonostante abbia terminato la quarantena da settimane, non è ancora stato chiamato per effettuare il tampone. Io ho finito la quarantena il 23 aprile e dovrei rientrare al lavoro la prima settimana di maggio, quindi in totale 8-9. Ho provato a chiamare sia l'ASP di Caltanissetta che il SIAV, con esito negativo. Stamattina, dopo innumerevoli tentativi, ho parlato col SIAV, che mi ha detto che faranno un sollecito. Ho eseguito il sollecito anche con la Protezione Civile il 26 di aprile e ad oggi non ha chiamato nessuno. Se non abbiamo l'esito per ordinanza della Regione Sicilia non ci possiamo muovere, siamo ancora in quarantena. Non possiamo rientrare al lavoro e quindi l'azienda, avendo ridotto il personale del 50% sui siti operativi, dovrebbe contattare altre persone. Anche di fronte a decine di casi come questi, ASP continua a ribadire di aver rispettato tutti i protocolli e di non avere alcuna responsabilità rispetto ai ritardi. Nelle ultime ore il sindaco Lucio Greco ha scritto di nuovo ai manager nisseni e al presidente della regione Nello Musumeci, lamentando troppi disservizi. È la quarta missiva nell'arco di appena 20 giorni, come conferma l'assessore alla sanità Nadia Gnoffo. Noi siamo più volte intervenuti su questa situazione che ormai è diventata inammissibile e sono note a tutte le sollecitazioni da parte del sindaco. Noi rappresentiamo la comunità e abbiamo più volte sollecitato sia l'ASP che ne ha competenza, ma pure ieri il sindaco ha trasmesso una nota al presidente della regione, al prefetto, ha chiesto appunto un intervento fattivo affinché si possano dare risposte concrete e soprattutto in tempi brevi a questi soggetti che stanno mantenendo un comportamento responsabile. Sicuramente noi siamo grati per la condotta che stanno assumendo appunto in favore della comunità, per cui sollecitiamo e ancora l'ASP affinché noi non vogliamo appunto accreditare alcuna responsabilità. Sicuramente ci sarà stato un problema, delle criticità ci sono e lo dimostrano i fatti, ma noi appunto come rappresentanti dei cittadini sollecitiamo fortemente l'ASP, il presidente della regione siciliana, l'assessorato competente affinché questa attività venga svolta regolarmente e in tempi brevi.